Arrestato in flagranza di reato con le accuse di estorsione e lesioni in danno a due connazionali, Pushpak Kumar Kui Tansige, srilankese, è stato bloccato ieri sera dagli agenti delle volanti. Le manette sono scattate al culmine di una situazione di autentica persecuzione che l'uomo poneva in essere nei confronti della ex moglie, della cugina della donna, dalla quale l'arrestato pretendeva 5.000 euro come compenso per aver contribuito al disbrigo di pratiche burocratiche per il soggiorno in Italia. Ma oltre alla pressante richiesta di soldi, il cittadino srilanchese avrebbe anche molestato sessualmente l'ex moglie. La sera del 3 giugno, inoltre, aveva anche malmenato il marito di una delle due donne, provocandogli ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Ieri sera, al culmine della lite, scaturita nel momento in cui le due connazionali hanno opposto l'ennesimo rifiuto alla pretesa di denaro, l'uomo è passato alle vie di fatto e le ha aggredite selvaggiamente, procurando loro lesioni giudicate guaribili in 10-5 giorni. Il cittadino srilanchese si trova ora nel carcere di Gazzi a disposizione del magistrato.